Il notaresco chiude bene il girone d'andata mettendo a referto una buona prestazione e andando a vincere 2-1 sul campo del Fano. Pronti via e il Fano passa in vantaggio al secondo su azione d'angolo, raso terra dal limite dell'area di Nappo e 1-0. Il notaresco però non si abbatte, mette la palla al centro, si riversa in attacco e pareggia subito. Lancio lungo in decisione di Tommasino e Mercato ringrazia insaccando da due passi l'1-1. La gara prosegue ed è il notaresco a menare le danze. Al 26esimo Bartoli avanza e tira dai 25 metri con la deviazione che spazza il portiere e la sfera termina fuori di poco. Al 32esimo, al termine di un'azione insistita, colpo di testa di Romano e parata plastica di Tommasino che deve poi capitolare al 33esimo quando Scimia aggancia appena in area e insacca l'1-2. Nella ripresa, subito botta e risposta con Cecconi che al terzo, servito da Nappello, supera Scipi in uscita facendo la barba al palo e con Romano che al quinto riceve da Mercato e sfiora il palo in diagonale. Ultima occasionissima per il Fano al 26esimo con un miracolo di Sciba su tiro ravvicinato di Niang e il successivo tap-in di Drolet che va alle stelle. Il notaresco poi controlla in scioltezza e si chiude con l'esultanza della panchina rossoblù e la contestazione della curva di casa. Noi purtroppo veniamo da una partenza con una società nuova, siamo partiti da zero. Avevamo zero calciatori, avevamo nulla, quindi abbiamo iniziato il campionato senza un minimo di preparazione, quindi abbiamo avuto grossissime difficoltà, ma nonostante ciò i ragazzi non hanno mai mollato. E il fatto che stiamo a questo punto è. Do grande merito a tutti i ragazzi che sono stati fino a un mese fa qua. Adesso la società si è assestata e abbiamo preso dei giocatori importanti per la categoria. E già da un po' da qualche partita siamo un'altra squadra, sinceramente. Quindi siamo contenti per le prestazioni delle ultime partite, oggi siamo contenti della vittoria, ma soprattutto adesso avremo un girone di ritorno dove ce la potremo giocare ad armi pari con tutti. Assolutamente sì. Diciamo che con la partita di oggi abbiamo ufficialmente aperto una crisi da questo punto di vista, sicuramente di risultati, quindi dobbiamo capire come intervenire. Ovviamente facciamo i complimenti al notaresco che è venuto gagliardo a giocarsi la sua partita, ha dimostrato di essere una squadra vera. Sapevamo che avevano fatto degli innesti importanti negli ultimi giorni, ma assolutamente non era questo il tipo di prestazione che dovevamo offrire noi, insomma. Vantaggio precoce quanto illusorio, poi cos'è accaduto? Ma al di là degli episodi individuali che in queste domeniche stanno in qualche modo segnando anche i risultati e la prestazione che non mi è piaciuta, perché dobbiamo essere più forti degli errori dei singoli e non lo siamo stati.